Comunque, per quanto riguarda il discorso della persone che scendono in piazza volontariamente, io voglio solo ricordare che a Reggio Calabria questo non si è visto. Può parlare Luigi. Io ho capito bene. Allora, la spontaneità delle persone che scendono in piazza con il colore viola a Reggio Calabria per il Roma Fedei non si è visto. Ah Fabri, a Reggio Calabria è stata una cazzata. A Reggio Calabria non si è vista la spontaneità viola. Per dire cosa? Cioè, non tutti per il Roma Fedei non c'è stata tutta questa partecipazione. Per favore lì dietro, fate un po' silenzio oppure uscite per parlare, grazie. Allora, io avevo dei dubbi sull'utilità delle mozioni, comunque sono servite per dare un avvio a una discussione. E, comunque sono anche più vicino a quella di Emanuele per il fatto che sottolinea un aspetto importante che è questo è un movimento che deve prendere un argomento che emerge dalla società, farsene carico, portarla avanti per come è possibile, successivamente quando ne emerge un altro, che piccolo, per piccolo che sia, è stato il primo, il No Bid Day, ok, poi è uscito fuori l'informazione, è uscito fuori il blocco delle trasmissioni di approfondimento politico e si va avanti così, cioè a inseguire diciamo. Io ero inizialmente dell'idea di fare il manifesto, ma penso che sia superato, quasi inutile, cioè il manifesto lo facciamo man mano che dalla rete emerge il bisogno di andare contro qualche cosa, contro un attacco del governo ai diritti di tutti, no? Quindi all'uguaglianza e alla libertà di espressione. I problemi che sono emersi di tanto in tanto sono, che ho visto io, sono le... chi si interfaccia con i mezzi di informazione e con i partiti politici. Questo è un problema che tecnico che dovremmo affrontare, però diciamo è importante farlo. E un'altra cosa che è uscita fuori dalla mailing list, che ha proposto un ragazzo di fare un incontro con qualcuno di fare futuro, che è diciamo, il think tank di Fini, che a me era sembrato un'idea, io sono di sinistra da tradizione secolare, però penso che come strategia, oltre a quello di presentarsi in piazza, sia utile, perché non vedo una possibilità di andare a casa Berlusconi con un... cioè prima dei 3 anni, senza che da destra lo mandino a casa loro, e quindi un incontro con loro sui temi della democrazia e sul rispetto delle regole, in modo da far entrare questo discorso a casa loro, come decideranno loro, perché c'hanno la maggioranza comunque, quindi buttano giù il governo, ne fanno un altro con l'UDC, però diciamo... Ok, non ho altro da aggiungere, diciamo, niente di più. Per chi ha dialogato con Casa Pound in questo momento. Anche io avevo preparato un intervento un po' più articolato, mi limiterò a poco, perché gran parte delle cose che volevo dire poi le ha dette Aldo nel discorso che riguardava la necessità probabilmente di una sintesi tra le tre mozioni. C'è un posto qui per chi conosce. Emozionalmente sarei molto vicino alla mozione identitaria, perché credo che ci sia una necessità di avere comunque un ben preciso quadro all'interno del quale le persone possono entrare. Però se io sono con voi adesso lo devo all'inclusività, perché io sono arrivato un giorno vicino al camper, ho parlato con i ragazzi del camper, ho cominciato a fare delle cose e mi sono fatto prendere da questa situazione in una maniera talmente grande che poi ho trovato io il mio spazio automaticamente a seconda di quello che era necessario e quello che ero capace di fare all'interno dell'organizzazione. Se fosse stata troppo rigida, questa regolamentazione, sicuramente questo non sarebbe stato possibile. In ogni caso, tutte e tre le
e mozioni vanno mediate insieme. Senza una regolamentazione le cose sono state possibili finora, ma non potranno essere possibili all'infinito, quindi una regolamentazione leggera va sicuramente trovata. L'identità è necessaria perché qualcuno si possa riconoscere e l'inclusività è necessaria per poter fare in modo che tutte queste cose insieme portino le persone a sentirsi vicine senza una serie di sovrastrutture che danno difficoltà. Però in tutto ciò una cosa importante e che non dobbiamo dimenticare, che dobbiamo mantenere assolutamente all'interno del movimento, è la possibilità che tutto ciò permetta di agire con la rapidità e l'efficacia che ci ha permesso di ottenere i successi che abbiamo ottenuto finora e che ci permetterà sicuramente altri successi in futuro, cioè non diventare troppo pesanti tanto da non rendere possibile un movimento rapido delle idee e delle iniziative. E qui concludo, grazie.